Attenzione! Questo video non è adatto a tutte quelle persone che si segano sui prodotti sigillati per aumentarne il valore. Se dovete cagare il cazzo nei commenti, fatelo pure. Tanto più interazioni fate, più fate crescere il video. Quindi nel caso vi aspetto. Detto questo, buona visione. Giunti a tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, insieme ad Erenz, siamo qui per un opening molto importante, sia a livello storico che a livello economico, in quanto, grazie a un utente del canale, Bazen, possiamo andare ad aprire il Collector Teen 2012 Ninja Gran Maestro, un prodotto semi-vintage, come dicono i fan di Pokémon, dal valore di 100 euro. Ovviamente però ragazzi, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio dove ragazzi potete acquistare tutto quello che vi serve per collezionare, le sleeve, l'album, il prodotto da aprire per trovare le carte, cioè hanno effettivamente di tutto, Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, One Piece, Lorcana, Binds Varsh, cioè hanno praticamente tutto, quindi se volete ovviamente avere un piccolo sconto e supportarmi trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Junkstore, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese, Yu-Gi-Oh e One Piece, nel senso, i due TGC più potenti, importanti di sempre. E anche per loro, referral link, codice sconto, sempre qua sotto. Detto questo, andiamo a parlare un attimo del prodotto. Collochiamo un attimo storicamente. Siamo nel 2012 e i sei mazzi che attualmente sono in meta sono Wind Up, che aveva Zenmite a 1, Dark World, che aveva ottenuto i supporti con l'ultimo Structure Deck, uscito il 18 ottobre 2011, Dinorabbit, che sfortunatamente aveva sia la Tour che il Coniglio a 2, poi Agent, Chaos Dragon e Irobi. Il team in questione faceva parte della seconda wave della successiva a quella del 9 agosto 2012, che vedeva come protagonisti Evolzar Troika e campione eroico Excalibur, e precedente a quella del 17 gennaio 2013, che vedeva come protagonista Distruttore Profezia. Il suo compagno e team, ovviamente uscito in contemporanea, era quello di Drago Sole Ieratico, sovrano di Eliopoli, prodotto che al suo interno conteneva carte come Drago Verità Maligno, Sousa Sciavola X e Lady Air, il Drago del Mare. Diciamo che si trattava di un prodotto discreto, sfortunatamente non era all'altezza del compagno che conteneva carte come Max C, carta fortissima e molto costosa uscita in store, Storm of Ragnarok, o in italiano Tempesta dei Ragnarok. Come altre promo abbiamo il Coniglio da Soccorso uscito in onda d'urto fotonica, carta costosissima che ovviamente si giocava in Dinorabbit, insieme poi alla Guida Tour del Mondo Sotterraneo, uscita per la prima volta in Vittoria Estrema, carta altrettanto costosa ma già ristampata una volta in Battle Pack 1. E per concludere poi abbiamo anche numero 16 Mastershot, carta prima in esclusiva americana da Jump e poi arrivata da noi solo con questo prodotto. Ah, e dopo quel prodotto non è stata mai ristampata. Detto questo, andiamocelo ad aprire. Ehi, ma l'hai lasciato il like a questo video? A te questa cosa non cambia niente, ma a me dà un supporto enorme, perché permette di far arrivare questi video a tutta la community. Grazie mille se lo farai, e continuiamo col video. Partiamo, ragazzi, con l'aprirlo. Allora, facendo questa cosa abbiamo già perso 100 euro. Oh, il feeling del 2012, di quando ne aprivo... Uscivo, un pacchetto di patatine e un tin di Anzo, più o meno funzionava così. Sì, sì, sai quante centinaia di euro potevi avere adesso? Sai quanti ne ha aperti? Non sto scherzando. La mia ex mi sfotteva, uscivamo e fa, cosa ti vuoi comprare, un'altra tin di Anzo? No, vabbè, dai, su. Allora, ragazzi, questo prodotto è incredibile, ringraziamo di nuovo Bazen per l'opportunità, perché non è che si spacchetta un prodotto del genere tutti i giorni, eh? Una volta ogni tanto la cazzata bisogna farla, a sto giro l'ha fatta lui, non io. Meglio così. Comunque non so se ci hai mai fatto caso, ma guarda, il samurai pure dietro che guarda ad Anzo. Non ci ho mai fatto caso in vita mia e so anche che ninja è. Che ninja è? Non mi ricordo, è il ninja, è un common del cazzo che non si gioca. Non mi ricordo più il nome. Lo studia. Ma va bene, andiamocelo ad aprire e vediamo quali pacchetti possiamo trovare. Ah, sai, quella svampata di periodo in cui Yugi stava morendo, incredibile. Proprio. Mamma mia, che bello. No, era successivo, questo era ancora un periodo accettabile, però... Era il 2012, era bello, l'aria pulita, il mondo in pace, era tutto bellissimo. Guarda un po', collezione leggendaria 3, il mondo di Yugi. Ragazzi, a 200 mi piace, la compriamo. Comunque Konami, guarda, io il Depliane non trovo in giro il prodotto Legendary Collection 3, voglio essere rimborsato. Allora ragazzi, queste sono le promo che andremo ovviamente ad aprire e non dobbiamo rovinare, perché una me la posso tenere, le altre devo rimandarle indietro. E questi ragazzi sono i pacchetti. Allora, abbiamo un pacchetto di Ritorno del Duellante,
uno di Ordine del Caos e tre pacchetti di Sovrano Galattico. E se siete fortunati, forse in edicola li trovate ancora, forse. Ma non è una cosa così scontata. Diciamo che questo piccolo mostro faceva gola a un sacco di ragazzini, quindi quei pacchetti l'hanno tipo fatti fuori tutti, ma ok. Partiamo adesso dalle promo con questo Gran Maestro Hanzo che è fighissimo. Ora apriamo. Porca troia. Allora, un pochino imbarcate, ragazzi, ma tanto erano altri tempi. Abbiamo un Hanzo messo anche in ottime condizioni e senza silvering. Incredibile, cosa infattibile attualmente. Poi Max C, penso una delle poche carte che ha tipo reso sold out questo prodotto, ma con un piccolo danno nell'angolo. Ok. Guida Tour, numero 16, questa me la tengo io. E con il soccorso. Adesso, prossima banned, quando tipo lo sbanneranno, io guarderò Basel negli occhi e mi tirerò una sega. Terenz, da cosa partiamo? Io partirei da Sovrano Galattico, visto che ne abbiamo 72 buste. Ok, partiamo da lui, ma andiamoci un attimo a vedere quali sono le carte più interessanti che possiamo trovare. Allora, abbiamo il Neo Drago Fotonico Galattici, Ghost, Ultimate e Ultra. Poi numero 32 Draghetto Squalo Ultimate, che anche questa sarebbe una bella pullata da fa. Numero 11 Secret, che questo se esce è mio, non finirà mai su Market, ragazzi, mi spiace. Poi numero 7 Sequenza Fortunata, Drago Soleglieratico Sovrano di Eliopoli, anche questa non è male. Numero 25 Carcardì, che queste le ho comprate sul Market, però non le ho mai sbustate, perché all'epoca, ragazzi, voi non lo sapete, ma per una settimana questa carta è costata l'ira di Dio perché si credeva fortissima, cosa che non è mai stata. Ma vabbè, e per il resto, vabbè, c'è Butta Fuori Colpo Fotonico, che è carino, poi Drago Gaia, il Digin Dragon Regina, e vabbè, diciamo che la roba più grossa è questa qui. Quindi partiamo, allora, andiamo piano perché questi pacchetti non è che si spacchettano tutti i giorni, e vediamo cosa riusciamo... Oh, si è sfondato da solo. Allora, Trick a 4? È rimasto quello? Cosa? Il trick, vabbè. Il trick era... No, era diverso. Lo scopriremo. Ogni tanto erano davanti, ogni tanto erano dietro. Non mi ricordo più la differenza tra Limited e First. Capiamo. Sigillo Ieratico del Re Drago. Che poi questi sono Limited, sfortunatamente. Quindi le carte valgono un po' di meno. Gamushara, Drago Stella Luminosa, Farfallo Annegamento, Comandante di Spade. Ragazzi, io di questi quanti ne ho aperti. Abbiamo il guanto e come ultima... Una rara, sigillo ieratico del bando. Ma vabbè, ragazzi, io con questi pack da teen non sono mai stato molto fortunato, quindi non mi aspetto niente non di particolare, quindi va bene. Andiamo col secondo. Dai, te lo leggo io questo. Dai, vai. E che cazzo. Mini coraggio. Ma incredibile, sai leggere? Daedalus Raggio di Luce, minchia quanto erano belli, dai, tray. Butta Fuori Fantasma. Ragazzi, se tira fuori qualcosa solo perché legge... Drago Ieratico di su. Madonna, anche gli Eratic. La prima comparsa degli Eratic c'era con questa busta. Dai. Quanto era forte Atum. Farfallo Spiamorfo. Cintura di Costellazioni. Mamma mia. Buten. Altra carta che è stata tipo a 3 euro per un X periodo. Fatco da Drago. Non c'è un cazzo. Cazzo, te l'ho detto. Evo diversità. Perché c'è la... Cioè, se c'è la foil, la rara è prima dell'ultima, giusto? O potrebbe essere davanti, non ricordo più come funzionava. Va bene, andiamo col terzo. Ragazzi, comunque, questo set, rispetto agli altri che andremo ad aprire, non esisteva l'edizione speciale, perché a questo giro non l'hanno fatta, l'hanno totalmente cannata. Non si sa per quale oscuro motivo, ma vabbè, dettagli, scelte di Konami. Ovviamente gli altri due ce l'hanno. Allora, abbiamo Ezet, Ciambelle della Morte, L'Agile Manta, Quella Bizzarra Magia, Tempesta... Lucciola Insector, Ira, oh, Tefnuit, che bello, posso morire dentro? Sì, puoi morire dentro. Drago Ieratico di Tefnuit, che in realtà è anche molto buona come carta, no. Peccato che sia difficile. Sì, no, una bellissima carta, ragazzi, guardate che bella. Però, sapete, entin da 100 euro, non dico di trovare la Ghost, però qualcosina un pochino meno sarebbe stato accettabile. Passiamo adesso al secondo set e vediamo effettivamente cosa possiamo trovare. Allora, di carino abbiamo numero C39 Raggiutopia Ghost, che non è male. Poi abbiamo Hanzo Ultimate, numero 96 sempre Ultimate, Solda Ultimate, Zenmai Tiamolla Ultimate, che questo è veramente hard. Non costa tanto, però ci sta. Numero 12, Zenmighty Ultra, Gigamantide Ultimate, roba Wind Up, tra cui il ratto, Blade Armor Ninja, che anche quello non è male, roba Insector, e basta. Ah, e ovviamente mi stavo dimenticando di Invocatore Sciabola XM, che io quello non lo disdegnerei. Peccato che già Secret esiste in un'altra versione, quindi
preferirei altro. E poi qua, se non sbaglio, esce anche l'orco ritardatario, quindi va bene. Va bene, sì. Andiamoci ad aprire questo monopack. Per questa espansione l'edizione speciale esisteva e qua dentro c'era Dragonlord di Rai in versione giocabile e Vader. Promo alquanto interessanti, soprattutto perché anche il set era molto buono, quindi diciamo ci aveva anche senso comprarlo. Vabbè, ma non abbiamo soldi per prenderlo te. Allora abbiamo armatura Arteningizzo del congelamento, ape a molla. Io qua sarei soddisfatto se esce un ratto a molla, così, per i feels. Sì. Intanto la roba costosa non ci esce neanche a pagarla oro, eh. Questa sta salendo, non lo so, però me l'hanno comprate tutte. È vero, escono poi i supporti fotonico, ottimo, con quella ci ripagheremo tutto il team. Poi Evolsauro e, guarda un po', il mio sguardo quando vedrò una comune, no, una rara. Distruttore fotonico, ottima carta. Sì, ottima, eh. Ma per siamo fare nel il fuoco. Sì, siamo nel 2024, diciamo che qualcosina in più forse la volete. Ma adesso... Ah, pensavo che volevi parlare del suo uso sporadico nell'anno 2011-12, quando era uscito, quando in realtà si è usato solamente tipo nel 2016, se non sbaglio, con quel mazzo che ne giocava 3, non mi ricordo qual è. Era uscito Ultimate, anche sto a fare da quanto era giocato. Ma adesso abbiamo la possibilità in ritorno del duellante. Qua troviamo l'Excalibur Ghost. Ma cos'altro possiamo trovare? Allora, qua di interessante, la carta più costosa non è la Ghost, ma è numero 33, Cronomalia Machumech Ultimate, che non è male. Vabbè, poi abbiamo Excalibur Ghost, abbiamo numero 91 sia Ultra che Ultimate, la roba ma dolce, tra cui la Principessa Ultimate, la roba Spellbook, il Mago Libro di Magia della Profezia, la Sacerdotessa, il Libro di Magia dei Segreti, poi numero 6 Cronomalia Atlantis, che in prima costa troppo, non so se è sceso ultimamente, ma costava troppo. E per il resto basta, perché cioè, ah no, ingranaggio gigante X, che cavolo dico, anche quella è molto buona. Poi anche qua abbiamo un'edizione speciale molto interessante, perché abbiamo due carte che prima erano esclusiva o americana o premio, ovvero Golem Acido, che era da Jump, e l'Hyper Librarian, che era anche questo da Jump, ma anche da carta premio. Quindi mi sembra l'ora adesso di aprircelo e vedere cosa riusciamo a trovare. Ti dico, anche l'ingranaggio armatura che non abbiamo citato prima non sarebbe male, eh. È una super sì, rara, esatto, di merda, però almeno è un pull. Il Gear Gigantix non è mai una brutta cosa da pullare, no, in realtà. No, non quello secret, quello super, il mostro 4, livello 4. Ah, beh, sì. Anche quello ci sta. The foil! Ciao! Te l'abbiamo fatta. Maga Alchemica, not bad, sta 5 euro. Non ci credo. Io la vendo 5 euro. Vabbè, card market show here. E si gode 70 centesimi. Erens è palesemente un ladro. Ma va bene. Abbiamo Maga Alchemica, che è carta da 70 centesimi su un team da 100. Me lo sono immetato. Okay. Va bene. Poi abbiamo Metodi di Stonehenge, Sfidante Eroico Spada Scudo, Generazione Forza, 3 di un tipo, Rigenerazione Sovrapposta, Forza della Profezia. Ragazzi, questo mi ricorda proprio di quando... e abbiamo anche la rara, cazzo. Incredibile. Cronomalia Teschio di Cristallo. Questo tin usciva nel 2012, giusto? Esattamente, usciva nel novembre 2012 circa, sì. Ottobre, novembre. Io avevo 15 anni, ne ho 27. Quindi a 12 anni. Si è fatto i cazzi suoi sto tin 12 anni e poi siamo arrivati noi a rompergli il cazzo. Però rimarrà immortale nella storia. Ragazzi, i vostri figli vedranno me spacchettare questo prodotto, incredibile. Probabilmente avete già dei figli voi. E questo è un greve, eh? No. È veramente greve. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. E fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di questo prodotto. E quanti anni avevate quando effettivamente è uscito. Perché ragazzi, da 15 Io ne avevo 16. Da 15 a 27 ne passa di acqua sotto i ponti, eh? Ovviamente vi rinnovo l'invito per i 200 mi piace. Lo so che è difficile, ma ragazzi... Quello è un prodotto che costa, eh? Quindi vi aspetto anche un po' di supporto. Noi ragazzi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!